Ragazzi, siamo pronti ad entrare. La cosa si fa. Oddio, ma che. Oh, ma che ca. Oddio, ma che ca. Oh, che cazzo. Oddio, scappa. Che cazzo è? Ragazzi, c'è un pazzo fuori che va a fuoco. Ma un pazzo con coltello. È un pazzo col coltello. Piglia questa. Boh, ha messo fuoco la tipa. Ragazzi, si è bloccato. Oddio, sta arrivando quel tipo in fiamme. Sbloccati da qui. Junior, eccolo, c'è il tipo in fiamme. Mettilo sotto. Boh. Ciao a tutti, pagliacci e pagliacce, qua è Megozzo e benvenuti o bentornati tutti quanti in questo nuovo video sul mio canale su GTA 5 nella mod vita reale con il nostro Ronaldo Junior. Allora, come vi avevo già detto in un video precedente, stiamo facendo questa nuova miniserie dove vede appunto il protagonista Ronaldo Junior in miti, misteri, segreti e leggende che sono presenti a Los Santos. Oggi continueremo con questa miniserie, continuiamo con il secondo episodio, quindi spero vi possa piacere anche questa nuova miniserie diversa dall'altro, però sempre come protagonista Ronaldo Junior, dato che lui le combina tutti i colori, già lo sapete. Come facciamo sempre, prima di passare al video voglio salutare due di voi velocemente su Instagram. Saluto Franci Corona che mi scrive: "Zii, me saluti, se non me saluti non avrai un biscotto." E no, però non vale così, voi mi prendete dal lato del cibo, siete infame, va bene, dai. Beh, Franci, ti saluto, come cozzo, e aspetto il biscotto, porca miseria, se non mi mandi il biscotto non ti saluto più. E lo stesso vale per tutti gli altri. Saluto anche a Greco che mi scrive che sei il mio idolo. Grande, meglio così. Ciao Fra, e ti saluto, sempre alla grande. Mentre se anche voi volete essere salutati in tutti i miei prossimi video da me, ragazzi, e parlare anche con me in direct e vedere le risposte dei prossimi video, potete venirmi a seguire su Instagram, lo trovate qui in descrizione. Mi raccomando, passateci 5 minuti, sapete che ci tengo, così vi posso salutare. Schere. Bene, 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 bene. Vediamo dove siamo. Allora, siamo a casa nostra. Ronaldo Junior vi dà il benvenuto in questo video, perché ragazzi, sì, era un po' di tempo che non ci vedevamo con Ronaldo Junior. Poi sono stato a Romix, un po' di casino, non ho potuto registrare, ho fatto i video programmati. Quindi Ronaldo Junior is back, ragazzi. Ok, allora, siamo a casa nostra e come vedete abbiamo di nuovo i soliti stracci, perché ragazzi, fosse per me, fosse per entrambi, rimarremmo sempre con la felpa grigia Supreme che papà ci ha regalato. Ho chiesto a papà di comprarmene altre, papà ha detto che non si trovano più. Allora, vi spiego che cosa faremo oggi in questo video. Allora, come prima cosa, oddio, mamma, che sta facendo mia madre? Cioè, che poi ragazzi, è mamma che ci ha fatto nuova quella felpa, perché a Jasmine se ne fregavano. Mamma mi ha detto: "Ronaldo Junior, da quanto tempo hai quella felpa?" Io ho detto: "Ma tipo 2 settimane E la mamma ha detto: "La lavarla subito." Insomma, mi ha rotto veramente. Chiedere a papà di giocare a Fortnite, perché dei miei amici mi hanno parlato di questo gioco che sta spopolando, che si chiama Fortnite, e volevo giocarci con papà. Però papà, ragazzi, vedete, oggi mi sa proprio che non ne vuole sapere il nostro CR7 di venire a giocare con noi. Quindi ditemi nei commenti se vorreste vedere un mega partitone Ronaldo e Ronaldo Junior su Fortnite, ragazzi. Fatemelo sapere nei commenti. E se ancora non avete messo un bel mi piace, vi siete iscritti, e mi raccomando, piazzate subito un bel like a bomba obbligatorio per questo video. A questo punto, visto che la mamma è occupata e papà non vuole giocare con me a Fortnite, ho sentito parlare di una vecchia casa abbandonata. Allora, questa vecchia casa abbandonata, ragazzi, sarebbe la stessa casa che abbiamo già visto molte volte nella storia, che si trova da queste parti qui. Però in questa miniserie, come vi ho già detto, è una serie un po' deviata dalla vita reale originale. Quindi è giusto per farvi capire il concetto di questa nuova miniserie e di quale casa stiamo parlando. Molti di voi dicono: "Omega, ma perché è la voce diversa?" Perché me l'hanno fatto notare. E io, ragazzi, vi dirò, a Romix abbiamo gridato, spaccato e distrutto tutto. Quindi se ho la voce rauca, tipo diversa, è così, non ci posso fare niente. C'è un momento di gola della Madonna. E vi porto lo stesso video, vi ho detto tutto. Va bene, allora vi parlerò di questa casa abbandonata, dove c'è gente che ha detto che chi ha provato a esplorarla non è più tornato indietro. Ho chiesto ad Albert se voleva venire insieme a me. Albert si è rifiutato, ragazzi. Cioè, andrò da solo. Ronaldo Junior è la prima volta che andrà senza un amico. Allora, facciamo il quadro della situazione. Sono le 5
ragazzi, il tempo che arriviamo, dove dobbiamo arrivare? Poi sapete come scorre il tempo su GTA, che scorre tipo un secondo su GTA, 5 minuti sulla vita reale, qui su GTA corrisponde tipo a 2 ore. Quindi ragazzi, il tempo di arrivare dove dobbiamo arrivare e sarà già fatta notte. Queste sono avventure che non sappiamo se faremo ritorno, sinceramente. Allora useremo un'auto, useremo sempre la Smart, che tra l'altro è sempre l'auto, la nostra prima auto che ci è sempre piaciuta, insomma. Ragazzi, ci recheremo qui alla O'Neill's Ranch, che si trova da queste parti. Sono portato dietro una torcia e dei molotov, giusto tre, casomai succedesse qualcosa di strano. Perché vi ho detto, ragazzi, questa è una miniserie, si tratta sempre della vita reale, ma essendo pur sempre vita reale, deve averci sempre quel pizzico di GTA che ci deve essere sempre, sennò, ragazzi, la serie non avrebbe gusto. Quindi speriamo di non trovare del tipo mostri strani, tentacoli strani, elicotteri alieni, non so che cosa, perché ragazzi, in questa serie vedremo ancora di tutto. Sarà una grande serie di miti, misteri e leggende. Quindi sfrecciamo immediatamente lì, ragazzi, che si sta già per far imbrunire, quindi tra un po' andrà via anche il sole. Allora, molti la chiamano la casa abbandonata, molti la chiamano la casa dei dannati, molti la chiamano la casa dei misteri, molti la chiamano, c'ha mille nomi, raga, perché la gente piglia, sparisce, ci va lì per esplorarla e non ci fa più ritorno. Speriamo che la stessa cosa non accada per Ronaldo Junior, perché ragazzi, se no poi suo padre lo fa resuscitare e lo picchia pure da sopra. Se alcuni di voi mi dicono nei commenti: Omega, ci piace questa miniserie di miti, misteri, segreti e leggende, giuro che metto il cuoricino a tutti, raga. Guardo i commenti e metto i cuoricini a tutti. Quindi mi raccomando, raga, ditemelo, perché è importante sapere questa cosa per me. Così posso trovare anche altre idee. Sono le 8:40. Dai, facciamo le 9. Adesso tra 20 minuti diventerà praticamente buio. Ok, io, ragazzi, ve lo dico, sono seriamente cagato addosso. Seriamente. E allora vi spiego qual è il lato bello e qual è il lato negativo. Allora, il lato positivo è che con i Molotov, ragazzi, abbiamo una buona luminosità. Infatti, guardate, riusciamo più o meno a illuminarci il viso, è quello che è. Ma infatti, se no, questa, ragazzi, che l'abbiamo portata a fare, non l'abbiamo portata per niente. Il lato negativo è che, ragazzi, non ci avevo pensato. La casa abbandonata, giustamente, non ha corrente. L'Enel non la paga nessuno. Quindi è fottutamente buia. Tutta buia. Quindi, Ronaldo Junior, sei sicuro di voler entrare lì dentro? No, perché guarda, fossi te, anzi, io glielo dico, raga, poi se un nuovo tornato, cioè io andrei, ritornerei nella Smart e ritornerei indietro, perché siamo ancora in tempo, forse. E vedremo chi ci sta qui dentro. E non so, consigliatemi anche nei commenti tutti gli altri misteri, segreti, leggende, ogni cosa che vorreste vedere. Consigliatemelo giù nei commenti, mi raccomando. Ok, ragazzi, siamo pronti ad entrare. La cosa si fa. Ok, ma che. Oh, ma che cazzo. Oh, ma che cazzo è? Uno sta andando a fuoco! Oh, corri dentro, Ronaldo Junior! Oh, corri, corri dentro! Oddio, perché uno va a fuoco? Corri dentro, Ronaldo Junior, corri dentro! Oh mio Dio, ragazzi! Se questo è il benvenuto, non mi immagino! Io sto lontano dallo schermo, perché, ragazzi, io lo schermo ce l'ho tipo a 2 cm, no? Oddio, ma che cazzo. Oh, che cazzo. Oddio! Scappa, che cazzo è? Ma perché c'è tutta sta nebbia? Oh mio Dio, ragazzi, siamo appena entrati. Sta succedendo il casino. Mio Dio, Ronaldo Junior, che. Ma chi è questa? Ragazzi, c'è un pazzo fuori che va a fuoco. C'è un cammino qui. Perché c'è un cammino? Aia, aia, ma chi è? Chi è questa? Ma chi è, Ronaldo Junior? Scappa, scappa. Allora, non sto capendo, è buio pesto, non vedo niente con la torcia, ragazzi. Stiamo cercando di esplorare la casa, vediamo un po' cosa troviamo. Cioè, appena entrati è già successo il casino. Non sto capendo, ma cos'è sto fumo? Ragazzi, sto che starete dicendo che non si vede niente. Avete ragionissima, ma fuori sta andando tutto a fuoco. Perché? Oddio, chi è sto pazzo? Forse nessuno. Oddio, ho trovato una persona morta. Ma che cazzo? Oh, chi è sto pazzo? Ronaldo Junior! Chi? Oddio, ma chi è? Guardate! Chi è? Chi è? Oddio, ma un pazzo col coltello! È un pazzo col coltello! Allora, no, non sto capendo niente, c'era una pazza, raga. Oddio, non ci sto capendo niente, è buio, non riesco a vedere niente. C'era una pazza che aveva tipo che. Non so, sembrava tipo una chiave inglese. Poi a un certo punto è uscito sto tipo qui con. Oddio. È un'altra persona morta! Oddio! Attento, Ronaldo Junior, è quella pazza! Scappa! Scappa! Oddio, siamo chiusi in accesso! È sangue, c'è una strana provenienza di fumo!
Che diavolo sta succedendo? Sembra che mi hanno imbarricato in casa. Chi sono queste persone? Chi sono? Scappa. Ok, ho ritrovato le scale, non so perché qui c'è questa nube di fumo che non mi fa vedere niente. Oh mio Dio, ragazzi, scappa Ronaldo Junior, scappa. Oh mio Dio, non si apre più la porta. Oddio, Ronaldo Junior, guardati le spalle ogni tanto. È buio, cioè guardate, se io spengo la torcia è buio. Ma buio pesto. Che poi c'era quel tizio che andava in fiamme, raga, com'è possibile? Qualcosa, oddio, ma è tornata. Eccola, era nascosta qui, brutta infame. Guardate, ci sono dei topi morti, una persona morta. Ma che schifo, ma che diavolo fanno qui dentro? Pia che sta, ha messo fuoco alla tipa. Oddio, Ronaldo Junior l'ha fatto davvero. Ma che, guardate, sta andando a fuoco, ma chi è sta matta? Via Ronaldo Junior, via, no. Come, vabbè, ovviamente ragazzi, mi stanno rincorrendo, guardate, ma chi sono sti pazzi? Non so che dire, sono spugato, cioè, non ha senso, come fa uno ad andare a fuoco e rimanere in piedi, ma uscire un fumo? Oddio, stanno tutta a fuoco, cosa non sta succedendo in questa casa abbandonata? Che poi ragazzi, qui c'erano anche delle, proviamo a nasconderci, c'erano tipo delle leggende che c'erano degli alieni in questa fattoria qui, perché quella era una casa. E oh mio Dio, Ronaldo Junior, nasconditi. Sono delle sbarre, Ronaldo Junior, sfondale, perché miseria, dobbiamo andarcene di qua. Ok ragazzi, abbiamo sfondato le sbarre, stiamo sbattendo. Oddio, Ronaldo Junior, sbloccati. Ragazzi, si è bloccato. Oddio, sta arrivando quel tipo in fiamme, sbloccati da qui. Junior, eccolo, c'è il tipo in fiamme, mettilo sotto. Madonna, ragazzi, non c'ho più voce, ve lo giuro. Stavo già senza voce perché stavo a Robix. Metti sotto presto, scemo un po'. Ok, via dalla casa abbandonata, Ronaldo Junior, via. Oddio, che pazzia, non so perché, ma non siamo morti. Non so per quale miracolo, ragazzi. Oddio, però la Smart si sta devastando, Ronaldo Junior. Non sta capendo niente, sta guidando di fretta e furia, ragazzi, perché il poverino non capisce niente. Ronaldo Junior, tutto ok? Ma tu, ragazzi, siamo schizzati fuori dall'auto. Oh mio Dio, ragazzi, non so se, dov'è l'auto? Oddio ragazzi, perché non passa nessuno su queste strade a quest'ora? Ronaldo Junior, la Smart è qui, tutta scassata, ma è qui, a casa di fretta. Ragazzi, la cosa mi è alquanto strana, sembra che, non so cosa sia successo, cioè vi lascio a voi i commenti perché è stato qualcosa. Guardate Ronaldo Junior, raga, l'auto non risponde manco più ai controlli. No, non si sta capendo più niente, forse dovremmo fermarci 2 minuti, ecco, appunto, guardate, l'auto è devastata, raga, distrutta. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto, sono senza voce per portarvi il video, quindi spero poi siate apprezzati anche questo. Mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti, mi raccomando, per darmi supporto, di cui vi ringrazio da adesso. Commentate e condividete il video con i vostri amici. Facciamo vedere a tutti questa nuovissima miniserie con il nostro Ronaldo Junior. Io trovate le mie maglie ufficiali come ta-da, questa qui in super edizione limitatissima, e anche quelle di Ronaldo e Ronaldo Junior. Se volete essere salutati in tutti i miei prossimi video, fate come fa Ronaldo Junior, venite qui e venitemi a seguire sul mio Instagram. Mi raccomando ragazzi, direi che posso stare tranquillo, non so, non passa nessuno, ma sono cagato addosso. Oddio raga, Madonna, sto cagando addosso. Per questo video è tutto ragazzi, qui è Ronaldo Junior impaurito come cozzo, raga, e non entrate mai nelle case abbandonate. Ci becchiamo al prossimo video, ciao.